partita oggi la campagna della nostra testata sui beni culturali. Scopriamo insieme a voi la chiesa di San Giorgio Martire di Petrella Tifernina. Sono pietre che raccontano quelle della chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, una Bibbia del popolo carica di simbologia come era nella tradizione medievale. Elementi artistici che si fanno insegnamento biblico ed evangelico, una lezione sacra che in queste pietre incontra l'iconografia pagana. I pochi documenti in possesso fanno risalire la costruzione al 1165, la consacrazione invece è del 1211. Siamo nel periodo in cui i benedettini evangelizzavano il Molise e un po' i nostri territori. Quindi qui hanno rappresentato sulla pietra il canto delle Surtet, questa vittoria pasquale di Cristo sul male e sulla morte. Nucleo centrale è la rappresentazione della storia della salvezza declinata in forme diverse. Sul portale d'ingresso un bassorilievo raffigura le vicende del profeta Giona, inghiottito da un mostro marino e rigettato. Il bassorilievo del portale laterale è caratterizzato invece dalla lotta tra il bene e il male, con il trionfo del bene. Le prede raffigurate infatti ridono i predatori e la vittoria sulla paura della morte. La chiesa è costituita da tre navate delimitate da due ordini di archi. Le sette colonne disposte asimmetricamente stanno a indicare il cammino incerto dell'uomo tra peccato e redenzione. Sette nelle sacre scritture è anche il numero che richiama la creazione, creazione che viene raffigurata nei capitelli, dagli esseri più semplici agli animali all'uomo. L'augurio finale che è l'arrivo nell'incontro definitivo con Dio. Lì ci sono due buoi per dire la presenza di Dio nella pienezza, quindi viene raddoppiata l'immagine, e quel volto sorridente che è l'appagamento di chi è sicuro ormai di essere entrato nella vita per sempre. Della stessa epoca il fonte battesimale scolpito con bassorilievi che richiamano il passaggio dal peccato originario alla resurrezione, dunque dalla vita alla morte, messaggio che è ben rappresentato nella statua di San Giorgio, santo protettore dei crociati, che dà il nome alla chiesa. All'esterno su una formella la prima raffigurazione del santo, il guerriero a cavallo che sconfigge il demone. E legata alla storia dei crociati c'è anche quella dei templari. Le croci patenti raffigurate su tutte le colonne, la copia della Sacra Sindone, fanno ipotizzare un passaggio di questi cavalieri. La chiesa di San Giorgio sorge non su un tratturo ma su un braccio di tratturo e quindi molto probabilmente assolveva la funzione di ristoro di quelli che erano i pellegrini diretti da tutta Europa naturalmente alla Terra Santa. L'imponenza del monumento ha fatto ipotizzare naturalmente da studiosi accreditati che potesse essere stato costruito per conservare una reliquia importante. Qualcuno ha ipotizzato che addirittura sia stata conservata, custodita per un periodo la Sindone durante il trasporto da Gerusalemme. Un'ipotesi suggestiva per un monumento che esce dai canoni convenzionali dell'architettura dell'epoca.